Salve a tutti, in questo video la prima lezione di pittura di come creare un ritratto direttamente con il colore, imprimitura grigia tendente all'azzurro. La tavolozza, ocra gialla, terra d'ombra bruna, terra verde, nero avorio, il blu oltremare, lacca carminio, bianco di piombo, rosso vermiglio. È molto utile dividere a metà il volto con una linea verticale e poi tracciare delle linee orizzontali a livello degli occhi, del naso e della bocca. Con un colore scuro, blu, nero e terra d'ombra bruna, possiamo creare la pupilla e con il blu, il giallo e il bianco un azzurro per dipingere l'iride. Iniziamo dallo sguardo, gli occhi. Io inizio dagli occhi perché l'espressione in un volto è determinante. All'inizio possiamo usare dei segni leggeri per facilitare eventuali cancellature o modifiche. Questa è la prima stesura di colori per avere un'idea di come vogliamo proseguire con il ritratto. Con un colore rosato andiamo a dipingere le sfumature sopra l'occhio. Per i contorni possiamo usare lo stesso colore scuro con l'aggiunta del rosso carminio. Possiamo aggiungere più tonalità di colori per creare profondità, come ad esempio una tonalità di azzurro chiaro per accentuare l'iride dell'occhio. Con un colore molto chiaro andiamo a creare il punto luce riflesso nelle pupille usando un pennello tondo a punta fine. Per dipingere le sopracciglia possiamo usare il colore terra d'ombra bruna e per sfumare una punta di ocra gialla.
Per le ciglia misceliamo il colore terra d'ombra con una punta di nero usando un pennello tondo numero 0 a punta fine. Mi auguro che il tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande, scrivete pure sotto al video. Ci vediamo al prossimo tutorial di pittura. Ciao!